Mister Megna, nuovo allenatore della Bagnarese, subentra Gregorio Squillace. Insomma, una bella sfida questa. Nessuna sfida. Io sono abituato a lavorare, non a sfidare nessuno. Sono andato a Bagnara perché una parte di me è rimasta a Bagnara, anche perché ho bei ricordi, ho avuto grandi ragazze e quindi non ci ho pensato 2 volte a venire a Bagnara. Ecco, cosa l'ha spinta ad accettare? Innanzitutto la sfida è cercare di risollevare la Bagnarese perché non merita che stia in questa situazione di classifica. Infatti io l'ho detto ai ragazzi, quando si gioca in questo campo che ha avuto grandi giocatori e grandi traguardi raggiunti, bisogna avere un po' di rispetto per il campo, per la storia e per la città di Bagnara. Anche perché da Bagnara sono passati grandi giocatori, io ho avuto la fortuna di giocare in una grande bagnarese, infatti a loro dico sempre: voi non siete il Bagnara, voi siete la Bagnarese. E la Bagnarese è un nome in Calabria e quindi bisogna avere rispetto e dare il massimo nel momento in cui si è chiamati in causa. Ecco, sull'organico al momento disponibile cosa c'è da dire? Sull'organico qualcosa in entrata ce l'abbiamo. Io non ho visto un organico disastrato, veramente. Ho visto dei ragazzi sfiduciati, ho visto una squadra che si lasciava andare senza alcuno stimolo e quindi con i ragazzi che abbiamo e qualche innesto nuovo che già avevano preso la società, io penso che possiamo fare bene e fare un grande girone di ritorno. Ecco, lei è stato, l'ha accennato, insomma, calciatore della Bagnarese, allenatore, quindi ritrova un ambiente che più o meno conosce. Sì, l'ambiente lo conosco e poi Bagnara è un ambiente esigente perché, come ripeto, ha avuto grandi squadre, grandi giocatori che in Italia si sono fatti valere, ancora oggi c'è tanta gente di Bagnara che si fa valere e quindi bisogna avere rispetto e sapere quale maglia si indossa, che è importante questo. Ecco, Rolando Megna, uomo d'esperienza, viene considerato un allenatore sanguigno di quelli che dà tutto in campo per la propria squadra, quindi punta anche su questo per risollevare le sorti di questa Ma Bagnarese. io mi considero un allenatore che ha sempre lavorato, che ha fatto del lavoro la propria storia e il proprio obiettivo. E quindi non mi prefiggo traguardi, non li ho mai prefissati, ma so solo la teoria del lavoro che mi ha sempre ripagato, anche perché sono convinto che quando si lavora con entusiasmo e con voglia e con sapienza, i risultati arrivano. Ecco, ancora ha avuto poco tempo per conoscere la squadra, è arrivato da poco, c'è già un altro impegno abbastanza importante fuori casa e insomma c'è molto da fare. Purtroppo quello che mi ha dato un po' di fastidio non sono né gli impegni né la squadra, ma sono gli infortuni e qualche squalifica in più che in questo momento purtroppo dobbiamo subire. Però già la squadra domenica a Saderno mi ha dato una grande risposta, sono contento, meritavamo ben altro risultato e purtroppo abbiamo trovato un arbitraggio che non era proprio indicato per quella partita. E ne abbiamo pagato le spese. Ne abbiamo pagato le spese nel momento in cui eravamo padroni del campo e la squadra stava rispondendo alle mie indicazioni in maniera esemplare. Purtroppo è andata come è andata. Non ci facciamo una croce addosso, però, non ci mettiamo una croce addosso, però sono convinto che col lavoro ben presto daremo soddisfazione al pubblico di Bagnara. Ecco, sulla società ha trovato disponibilità e ha trovato una buona accoglienza. Ma io la società ho trovato un presidente alla mano, dei dirigenti che mi hanno messo subito a mio agio, che hanno grande rispetto del mio lavoro e hanno rispetto anche se mi hanno voluto qua, li ringrazio perché evidentemente hanno anche stima come allenatore e questo mi ha fatto piacere.